adesso, così va bene, così va bene. Allora, quest'anno c'è una piccola novità. Prima di iniziare con lo show cooking e quindi di proporvi delle ricette con i prodotti del territorio, io e la mia miss Anastasia Orru siamo andate a conoscere un po' di più Jesolo. Io vi lascio con il video del Tra città e sapori. Benvenuti a Jesolo, la destinazione perfetta per una vacanza al mare indimenticabile. Sono lieta di presentarvi questa località balneare che è un mix perfetto tra mare, spiaggia, cultura e divertimento. Con i suoi 15 km di sabbia fine e dorata, queste spiagge offrono il luogo perfetto per rilassarsi in riva al mare, per fare delle lunghe passeggiate sulla battigia e, perché no, anche per divertirsi e godersi la serata. Potete noleggiare lettini e ombrelloni per rilassarvi in pieno comfort, oppure provare attività come il beach volley, il surf, il kitesurf per una dose di adrenalina pura. Qui troverete uno dei parchi divertimento più famosi d'Europa, con parchi giochi acquatici più grandi e spettacolari d'Italia. Se siete interessati ad abbinare una vacanza relax con la cultura e la storia, allora siete nel posto giusto, ci sono davvero tante escursioni da non perdere. Nonostante Jesolo sia conosciuta principalmente come località balneare, ha un'importante storia che risale all'epoca romana. Ecco alcuni siti importanti da visitare. La chiesa di San Giovanni Battista, questa chiesa maestosa gotica, risale al XIV secolo ed è uno dei principali simboli storici della città. Il suo campanile alto 48 metri offre una vista panoramica sulla città e sul mare. All'interno ci sono degli affreschi davvero importanti, con grande valore. La Torre Caligo, un'importante torre di avvistamento risalente al XV secolo. Il Museo Storico Militare di Jesolo racconta la storia militare della regione attraverso esposizioni di uniformi, armi, documenti e oggetti d'epoca. Passiamo poi ai mosaici romani. Durante gli scavi archeologici sono stati scoperti numerosi mosaici romani a Jesolo. Alcuni di questi sono esposti presso il Museo Civico di Torcello, un'isola vicina a Jesolo. Questi mosaici testimoniano l'antica presenza romana nella zona. Ecco, questa che vedete è la Torre del Caligo e gli storici non hanno dubbi poi sulla sua fattura romana o dell'alto medioevo. Qui si può arrivare a piedi o anche in bicicletta. Pensate che Jesolo Green ha oltre 500 km di piste ciclabili, con dei percorsi fantastici che vanno tutto lungo il Sile oppure costeggiano la parte della laguna interna. Ma anche nella parte della spiaggia si può attraversare tutta la lunghezza di Jesolo, da Cortellazzo fino a poi arrivare al Cavallino. Anastasia, io come sempre parlo di storia, arte e cultura, tu invece che cosa ci racconti della città di Jesolo? Ciao Elisa, non sapete cosa ho trovato oggi? Vicino a Piazza Drago c'è una parete chiamata Muro dei Sogni, dove ci sono un sacco di dipinti e alcuni oggetti attaccati. E a proposito di arte, non dimentichiamoci della 25esima edizione della Mostra delle Sculture di Sabbia. Esatto, perché anche quest'anno, nel 2023, in Piazza Brescia ci sarà la Mostra delle Sculture di Sabbia, come vedete alle mie spalle. Questo è un progetto che permette agli artisti di esprimere la loro arte in un modo creativo. E non dimentichiamoci della vita notturna di Jesolo. Qui c'è una delle aree pedonali più lunghe della zona, la via Bafile. In quest'area pedonale si possono trovare un sacco di locali, ristoranti, bar con cui condividere il tempo insieme agli amici. E se volete vivere un momento speciale qui a Jesolo, vi consiglio di fare un giro sulla ruota panoramica. Da lassù potete vedere la spiaggia di Jesolo e le luci del Lido che si accendono di notte. Anastasia, hai detto bene, Jesolo è bellissima anche by night. Dalla ruota panoramica alle lunghe passeggiate in via Bafile, una lunga strada pedonabile ricca di ristorantini e negozietti al bacio. Io vi do appuntamento questa sera alla tappa di Miss Venice Beach in Piazza Milano e ci vediamo nelle altre puntate per scoprire tutte le più belle spiagge del litorale veneziano. Miss Venice Beach in ogni edizione promuove i prodotti del territorio, raccontando quelle che sono le storie degli allevatori, degli agricoltori, che fanno davvero dell'Italia un fiore all'occhiello nel mondo. Con un caloroso applauso io chiamerei qui sul palco Marco Belluco della Belluco Farm. Vieni Marco! Buonasera, buonasera a tutti. Allora, nuovo macellaio per la nuova e prima tappa del concorso Miss Venice Beach, nella parte insomma dedicata al territorio. Sei pronto ad accogliere questa sfida? Ci provo. Ci proviamo. Marco, come
siete riusciti ad ottenere la certificazione del Consorzio Sigillo Italiano. Cosa significa per un allevatore? Significa che è una cosa molto importante, perché appunto ogni giorno cerchiamo sempre di migliorare l'azienda sotto ogni aspetto, e sicuramente questo pollino qua che ci è stato dato certifica al 100% che abbiamo la carne di qualità, che appunto cerchiamo sempre di portarla ai massimi livelli. Qua abbiamo un pezzo di filetto di scotona italiana. La impiatti poi su questi crostini e la diamo in degustazione alla nostra giuria. Grazie Marco, ci vediamo più tardi. Il via alle due ricette di Cooking with Elisa, e subito dopo inizia lo show, la prima tappa di Miss Venice Beach, 13ª edizione, Jesolo, Piazza Milano. Bentornati nella mia cucina di Cooking with Elisa. Anche quest'oggi vi preparerò una ricetta semplice, ma che sicuramente vi farà fare un figurone. Quest'oggi la ricetta è vellutata di ceci con vongole e bottarga. Mi direte sì, è estate e forse i ceci sono più un piatto invernale, e invece no, perché noi prepareremo una vellutata da servire a temperatura ambiente con le vongole sopra, una spolverata di bottarga, del prezzemolo e qualche datterino. Gli ingredienti che ci servono per il soffritto e anche per il brodo ovviamente sono sedano, carote, cipolla e dell'aglio per le vongole, una confezione di ceci precotti, della bottarga, un bicchiere di vino bianco, le nostre vongole di Caorle o vongole dell'Adriatico dei Pescaori, olio, sale e pepe. Iniziamo con il brodo, quindi mettiamo già dell'acqua a bollire e poi inseriremo dentro mezza cipolla, due gambe di sedano, una carota e portiamo a bollore. Utilizziamo gli stessi ingredienti, li tagliamo più finemente e li mettiamo nel tritatutto per fare il soffritto. A questo punto buttiamo i nostri ceci, lasciamo insaporire un attimo e poi aggiungiamo il brodo. Lasciamo bollire per un paio di minuti e poi con il frullatore a immersione frulliamo il tutto. La nostra vellutata di ceci è pronta. Concentriamoci ora sull'ingrediente principe di questa ricetta. Queste vongole sono pescate nell'Adriatico, vicino alle zone di pesca di Caorle, con una pesca MSC. Arrivano direttamente a casa, basta ordinarle sul sito e vi vengono consegnate congelate. Questa è la confezione pratica da aprire. Le vongole sono già pulite e pronte per essere cotte. Quando sentiamo l'olio sfrigolare vuol dire che è pronto, siamo pronti a versare le vongole. Sfumiamo con il vino bianco, copriamo con il coperchio per un paio di minuti, vedrete che poi le vongole inizieranno ad aprirsi da sole. Nel momento che si aprono io apro anche un po' il coperchio, così sfuma l'alcol del vino e l'aroma delle vongole si unisce davvero con questo sughino fantastico che condiremo poi con la vellutata di ceci. Ecco, le vongole sono quasi pronte, il mio consiglio è di sgusciarne qualcuna e di tenerne qualcun'altra ancora con il guscio proprio per guarnire il piatto. Verso tutte le vongole in un contenitore e mantengo il liquido, il sughettino che si è formato qui nella pentola. Lo faccio restringere perché poi lo useremo come olio di condimento per guarnire il piatto. E siamo pronti per impiattare. Mettiamo le nostre vongole sgusciate nel centro, posizioniamo anche quelle con il guscio, una spolverata di bottarga, prezzemolo, due pomodorini che fanno colore e ora il tocco da maestro, il ristretto delle vongole. Il nostro piatto è pronto, vellutata di ceci con vongole e bottarga. Bye.
così titubanti in passerelle, e quest'anno invece sono diventate il nostro corpo di ballo e hanno accompagnato Asuna, Arianna, vieni, la vincitrice del contest, cantanti in tournée quest'anno con noi su tutte le spiagge del Veneto e soprattutto con questa nuova sigla Good Vibes. Ebbene, sì, che hai realizzato proprio per noi, appositamente per voi. Ragazze, voi intanto andate a prepararvi perché so che il vostro compito oggi è davvero arduo e lungo, vedo che la piazza è sempre più piena e questo ci fa davvero piacere. Siamo arrivati finalmente alla 13ª edizione di Miss Venice Beach e chi l'avrebbe mai detto, ogni anno si parte sempre qui da Jesolo, quindi è per questo che io vorrei fare un ringraziamento particolare al comune di Jesolo che da 13 edizioni ci sostiene, ci appoggia e ci permette di realizzare questa fantastica serata per tutto il pubblico, i vacanzieri in vacanza. Grazie ad Alberto Maschio, assessore al turismo, qui con noi in giuria. Grazie mille. Portiamo i saluti anche del sindaco. Volevo ringraziare e presentare anche i giurati che sono assieme a te questa sera: Marco Belluco di Belluco Fan, Elena Perosa dell'azienda Sport Arredo, Roberto Bravin di Motor Class, Asuna per il talent cantante, ovviamente anche per le ragazze. È la nostra Miss Venice Beach 2022, Anastasia Orru. Siete curiosi di vedere le Miss? Non mi avete convinto, siete curiosi? Oh, allora ci siamo! Iniziamo con la Miss numero 1, arriva da Castelfranco Veneto, Maria Vittoria Cottini, 17 anni, 1,65 m, del segno dell'Ariete. Lei ama ballare, il suo cuore pulsa per la samba e latinoamericano. Numero 2, Virginia Bigerna, arriva da Galzignano Terme in provincia di Padova, del segno dell'Ariete, anche lei 1,65 m, 17enne. Eccola Virginia, tu fai uno sport abbastanza, diciamo, attivo, chiamiamola così. Cioè, cosa fai? Dillo tu al pubblico. Faccio box. Cioè, fai box. Numero 3, Michela Zampieron, arriva da Valdagno, Vicenza, del segno del Toro, 18 anni, 1,70 m. Raccontaci, che cosa ti piace fare? Questo è il tuo hobby? Sì, equitazione, è il mio sport, la mia passione più grande, mi piacciono un sacco gli animali, si crea un legame forte con il cavallo ed è una cosa inspiegabile. Numero 4, Giada Dallan, arriva da Padova, Campo d'Arsego, del segno dei gemelli, 1,70 m, 17 anni. Pratico palestra e ho iniziato da circa un anno a suonare il pianoforte. Hai già partecipato anche a qualche, diciamo, concorso, qualcosa in particolare? No, non ancora. Non ancora. Ti stai preparando. Numero 5, Clara Casotto, anche lei arriva da Padova, Correzzola, 1,70 m, del segno dei pesci. Vai Clara! Qui dietro abbiamo visto un tuo video perché deduco che la tua passione sia il pattinaggio a rotelle. Sì. Hai portato anche i pattini. Sì. Te la senti? Va bene. Numero 6, Andrea Parisi, 18 anni, 1,70 m, arriva da Salgareda in provincia di Treviso, del segno del Toro. Tu fai l'imitatrice. Esatto. E doppi un personaggio che sicuramente i bambini conosceranno a meraviglia. Speriamo, no? Di sì. Speriamo di sì. Stitch no cattivo, Stitch coccoloso. Numero 7, Serena Forzutti, 20 anni, 1,70 m, arriva da Padova, del segno del Sagittario. Pratico tennis a livello agonistico e quest'anno faccio parte della Serie B. Caspita, hai vinto qualche cosa? Sì, sì, faccio concorsi comunque regionali e nazionali. Numero 8, Lorenza Busillo, 22 anni, 1,70 m, arriva da Paese, in provincia di Treviso, del segno della Vergine. Vedo qui nella tua scheda che ami ballare.
9, Gaia, casa grande, 18 anni, 1,70 m, arriva da Cittadella in provincia di Padova, del segno dei pesci. Questi che vediamo qui dietro, cos'è il tuo cagnolino? È un pincher? Sì, perché ho fatto anche, diciamo, pittoriche. E quindi, insomma, ti diletti nella pittura anche degli animali, cosa fai? Volti? Sì, anche volti, animali, tutto quello. Ah, ecco, questa è una natura morta. Sì. Numero 10, Arianna Moscato, 26 anni, 1,70 m, arriva da Vicenza, del segno della Vergine. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita io sono allenatrice di nuoto, grande, cioè mi piacerebbe portare appunto i pezzi scritti da me in giro e suonare nei teatri. Numero 11, Rachele Salvagnin, 17 anni, 1,73 m, arriva da Arzer Grande, Padova, del segno dello Scorpione. Ah, anche tu quindi dipingi, cosa fai di bello? Crei? Sì, creo, non so. Guarda, questo è un tuo quadro? Sì, questo fantastico. È un mio quadro. Realizzato ad olio, anche questo che è bellissimo, insomma, ecco. Anche ritratti dal vero. Beh, questi sembrano proprio delle cartoline, sembrano quasi delle foto. Complimenti, bravissima. Grazie. Rachele. Numero 12, Benedetta Kovacevic, 16 anni, 1,78 m, arriva da Tiene, in provincia di Vicenza, anche lei dello Scorpione. Gioco a pallavolo in Serie B. Qui al mio fianco invece abbiamo la numero 13, l'abbiamo già intravista, Gaia Ferronato, 15 anni, 1,78 m, arriva da Trevignano in provincia di Treviso, del segno dei pesci. Vorrei diventare una pallavolista e lavorare nel campo della moda. Giurati, voi potete tirare un sospiro di sollievo. Arianna, è arrivato il tuo momento, perché io chiamerei sul palco Ilaria Feis, la nostra prima cantante di oggi. Vieni Ilaria! La tua canzone è una canzone, abbiamo visto prima con la diretta anche su Radio Wow, una canzone che parla d'amore, che parla del cuore, che non tiene ragion, che è un amore così forte, che insomma, dove ti porterà quest'amore? Mi porterà a lasciarlo. No! Tu arrivi da Padova, hai origini italo-argentine, quindi canterai in spagnolo. Sei accompagnata dal corpo di ballo di Miss Venice Beach con Amor no tiene razón, Ilaria Feis. Grazie. Búscateme loca, que solamente pueda callar besos, flores y amor, de nada que ganar ni perder. Lo siento, dime lo que siento, sin saber, sin por qué, amor no tiene. Estar esperando.
seconda manche è quella della sfilata di moda, ovvero le nostre miss sfileranno sul palco come delle vere modelle. Sfileranno con gli abiti di Blanc Dunhill, un universo fatto di abiti bianchi in puro cotone, leggeri e freschi, ma soprattutto alla moda, perfetti per la spiaggia e per il mare in genere. Sfileranno nella posa fotografica e sfileranno con i gioielli di Leonardo Gioielli, dal 1989 il punto di riferimento dell'alta gioielleria e orologeria. L'esperienza e la professionalità sono la loro business card, sempre pronti a consigliarvi il gioiello più adatto alle vostre esigenze tra un'incredibile gamma di brand di altissimo livello. In abbinata ai gioielli troveremo anche le borse di un nuovo brand italiano, BGHY Venezia, nato a Venezia, rappresenta lo stile e la tradizione italiana. Con materiali ricercati, tessuti made in Italy di alta qualità, costituiti da fibre naturali o da filati provenienti dal riciclo e dalla rigenerazione di rifiuti e materiali di scarti, quindi per coniugare quello che è lo stile, il fashion, alla sostenibilità, dando loro così una nuova vita.
si stanno giocando lascia passare per la finale. È arrivato il momento di presentare altri due cantanti. Loro sono un duetto, quindi una coppia, un duetto, chiamiamolo come vogliamo, e arrivano direttamente da Milano. Cogliamoli con un caloroso applauso. Loro sono Lorenzo Moscatelli, Edoardo Mancuso, in arte Sino e Mancu. Ci siamo? Ci siamo o no? Ci hanno raggiunto anche le ballerine del twerk di Verona, il vostro corpo di ballo per questo reggaeton. Corretto. Che avete ideato voi, insomma le parole sono vostre. Da cosa arrivano? Arriva da tanta fotta, tanta adrenalina, tanta energia, tanta rivalsa, tanta voglia di far divertire questo pubblico. Beh, allora vediamo se creare il pubblico... un pezzo estivo, quindi ecco, per allora ballare. Dobbiamo fare ballare il pubblico, quindi coinvolgiamoli, applaudite le mani, scatenatevi. Mo, se volete potete pure ballare, eh? Sì, sì, cioè, potete fare no? quello che volete. Potete fare quello che volete. Allora io vi presento Sino e Mancu con Tequila. Ragazzi, siamo no, un applauso incoraggiativo. Non mi sento. Al mio tre, uno, due, tre, fatemi un urlo, uno, due, tre, così, così raga. Oh, gliela facciamo sentire? Dai, dai, gliela dai. Facciamo sentire. Ehi, ehi. E la so chiede mi fro, non vuole stare tranquilla, a letto è già uno show, passami un'altra tequila, se non vuole stare un set. Dalle mame, come? Mi ubriachi con i movimenti vari, tieni duro tra le mani, sì, lo sì, vedo che ti sì, piace, so già dopo che mi chiami. E la mamma si sta qua, ti vedo già una festa, prima ti scateni, dopo insieme a fare la siesta. Quando sei vista ti muovi da uova, quando lo metto a 90, dopo la tequila sono già su di te, il tuo sguardo mi chiama, poi finisce che finiamo su da me, sei già nuda su mi chiama. E la so che mi flu, non vuole stare tranquilla, a letto è già uno show, passami un'altra tequila, se non vuole stare un sé, prepare di la tequila, la mia tipa dice ehi, non risponde per un'altra tequila. Discoteca, discoteca, mammazzita è la discoteca. Del Miss Venice e un saluto a tutta Jesola e un ringraziamento speciale di nuovo alle ballerine di Twerk Verona. Grazie. Grazie raga! Arianna, vieni pure su perché questo è arrivato il tuo momento. Certo. Allora, hai tenuto conto di tre criteri che sono? Allora, la tecnica vocale. Sì. La presenza scenica. E il testo della canzone. Ok. Allora. Le sfide sono sempre difficili, no? Perché sì, fare un confronto, tra l'altro, tra due stili così diversi. Esatto. Comunque si tratta di due generi diversi. Bisogna tenere conto di tutti i fattori e pensarci bene, bene, bene. Io mi sono fatta un'idea. Vince la tappa di Jesolo del terzo contest cantanti e andrà direttamente sul sito di Radio Wow per la sfida finale che partirà il 7 di agosto fino al 31 con la canzone più ascoltata che gli permetterà di arrivare in finale e di fare con noi la nuova tournée 2024. Mo me sono fregata perché vuol dire che rifaccio Miss Venice pure un altro anno. Sì. Il cantante Lisa Face. Ilaria Face. Grazie.
primo voto. Le nostre miss qui si giocano il tutto e per tutto. Salutiamo il pubblico che ci segue in diretta da GD Ferro Team Gazzettino sul sito online. L'anno scorso ci hanno seguito in 22.000 persone contemporaneamente. È davvero il concorso più seguito di tutta l'estate veneta e del Triveneto. Ma non solo, perché lì in alto, salutate, giratevi, c'è anche la webcam di Piazza Milano e ci stanno seguendo anche dalla Germania, perché qui è pieno di gente che arriva dall'Europa, quindi dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, e ci stanno seguendo tutti perché poi ci scrivono online in lingua, mi scrivono, io ho studiato un po' di lingue quindi qualcosa capisco, e ci fanno davvero i complimenti ogni anno per l'attività che facciamo e come, diciamo, presentiamo le ragazze, quindi un modo diverso di fare un concorso, di farlo regalando loro un sogno che poi diventa realtà. Quindi vediamo loro invece cosa si sono preparate per questa prova. Perché vorrei dirti da... Numero 1, Maria Vittoria Cottini, interpreta Sofì Codegoni. Dire quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche. Non so se ti ricordi che ho pianto soltanto. La numero 2, Virginia Di Gerna, ha interpretato Taylor Mega. Niente al mondo non ti cambierai mai. Io mi ci perdo in quegli occhi che Numero 3, Michela Zampieron, interpreta Chiara Ferragni. Aveva il suono di una melodia lontana e ballavamo a piedi nudi per la strada per incontrarsi. La numero 4, Giada Dall'Anna, interpreta invece Giulia De Lellis. Vola, ti vengo a prendere dove sei ora. Ed ecco Clara Casotto con il numero 5 che interpreta la drag queen Electra Bionic. Dai, io con la siga camminando, scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. La numero 6, Andrea Parisi con Sofia Crisafulli. Fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. La numero 7, Serena Forzutti, ha deciso di interpretare Diletta Leotta. La numero 8, Lorenza Busillo, ha deciso di interpretare come influencer Bella Hadid. La numero 9, Gaia Casagrande, interpreta Georgina Rodriguez. Numero 10, Arianna Moscato, la sua influencer da interpretare è Adriana Spink. Numero 11, Rachele Salvagnin, interpreta Pamela Rice. E abbiamo un'altra bionda con il numero 12, Benedetta Kovacevic, e interpreta Chiara Ferragni. Numero 13, Gaia Ferronato con Camilla Coelho. Allora io vi chiedo di fare la somma delle tre colonne, non so se l'avete già fatta, quindi vi do qualche minuto perché poi è arrivato il momento della nostra miss Anastasia Orru di raccogliere le schede giurie, perché signore e signore il dado è tratto, ovvero adesso facendo i conti, quindi la somma, abbiamo le tre prime finaliste che passano il turno. Di Jesolo, rappresentato questa sera da Alberto
maschio, Roberto, Bravin, Marco, Belluco, Elena, Perosa, vieni Federica, vieni, vieni, la mia talent scout, è lei che cura e che cerca tutte le ragazze, l'anno scorso ne ha trovate oltre 200, quest'anno abbiamo già superato i 100, Federica, un grande lavoro alla ricerca nei locali, nelle discoteche, nei social, dappertutto, insomma, ecco, un grande lavoro. Chiamiamo le concorrenti, facciamo DJ, ci sei con una bella sigla? Le chiamiamo una dietro l'altra. La numero 1, Maria Vittoria Cottini. La numero 2, Virginia Bigerna. Vai pure con la musica in sottofondo. La numero 3, Michela Zampieron. La numero 4, Giada Dallan. La numero 5, Clara Casotto. Numero 6, Andrea Parisi. Numero 7, Serena Forzutti. Numero 8, Lorenza Busillo. Numero 9, Gaia Casagrande. Numero 10, Arianna Moscato. Numero 11, Rachele Salvagnin. Numero 12, Benedetta Kovacevic. Numero 13, Gaia Ferronato. Eccole qua, le concorrente di oggi. La terza classificata è con 120 punti la numero 7, Serena Forzutti! Marco, te non ti puoi sbagliare, perché da come la leggi, da giù o da su, lei è sempre seconda. La numero 2? Sì. Con 122 punti. La numero 12! Benedetta Kovacevic! Per il club. Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te. Hai castelli di carte di credito. Mi dai tutto. Surprise! Alla prima tappa di Miss Venice Beach vince 135 punti. Incredibile, incredibile. La numero 8, Lorenza Busillo. Quando ti stringiamo ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, faccia dolcissima. Io volevo ringraziare tutta la città di Jesolo, il comune, il comitato di Piazza Milano che da sempre ci sostiene in questa manifestazione. Ewa Sport & Spa, Audi Motor Class, Maisano Solari, Gioielli Leonardo, le borse BGHY, Blanc 2000, non solo Rosso Parrucchieri, la Fornasotta, Area B Bikini, i partner del food con consorzio di Gile Italiano, Panchionino, Investori, Latteria Solivo, Coraia, i nostri media partner, il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine, Justai e Antenna 3. Ci vediamo nella prossima tappa il 21 luglio a Caorle. Io vi do un bacio, seguiteci sui nostri daytime di Radio Wow e nella puntata in TV. Ci vediamo, grazie Jesolo! Grazie a tutti, ciao Jesolo! Però non finisce qui perché state con noi, ora vi presento una nuova ricetta e ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina di Cooking with Elisa. Oggi vi preparerò un finger food e il segreto delle mie ricette è uno, anzi a dire il vero sono tre. Facili, veloci e gustose e con degli ingredienti davvero d'eccellenza. Gli ingredienti di oggi sono, vediamo se indovinate cosa andiamo a preparare, del pan piuma, della casatella di Soligo, Trevigiana Do, le acciughe del Cantabrico dei Pescaori e poi un po' di verdura. Abbiamo dei pomodorini da terino, dell'aglio, del basilico e questo stampino qui a margherita. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare dei cestini margherita con casatella, acciughe del Cantabrico e datterine. Un antipasto davvero sfizioso da offrire nelle vostre serate d'estate. Iniziamo subito con il pane. Adesso andiamo a spennellare con un filo d'olio e un po' di aglio il nostro pan piuma. Dobbiamo renderlo un po' croccante perché poi andrà nei cestini in forno. A questo punto prendiamo il nostro stampino e facciamo delle margherite. In questo momento io li metterò in forno nei pirottini di alluminio. Ovviamente se avete la teglia, quella in silicone per fare i muffin, potete pure metterli all'interno. A questo punto in una teglia inforniamo a 180 gradi per un 5-6 minuti, oppure fino a quando non saranno belli dorati e croccanti. Nel frattempo iniziamo a condire i pomodorini. Li tagliamo per lungo, poi li mettiamo in un bicchierino, andiamo a condirli con dell'olio extravergine di oliva, un po' di sale e pepe, una fogliolina di basilico. E mi raccomando, il basilico rigorosamente strappato a mano, perché resta più profumato. Mescoliamo e lasciamo insaporire.
Nel frattempo sgoccioliamo le acciughe del Cantabrico. Uno si chiede, ma perché dovremmo scegliere le alici del Cantabrico? La loro caratteristica è che sono un po' più cicciotte rispetto a quelle nostre e hanno un gusto che si scioglie davvero in bocca. Ecco perché le scelgo. Sentiamo se sono gustose come ho detto. Si sciolgono in bocca. I nostri cestini sono quasi pronti, tiriamo fuori dal frigo la casatella Lea trevigiana di Soligo. Pensate che la ricetta della casatella ha origini antichissime. I nostri cestini sono pronti. Prendiamo la nostra casatella, la tagliamo a cubetti, arrotoliamo una bella alice e ora condiamo con i pomodorini. Il nostro cestino margherita con casatella trevigiana di OP di Soligo, alici del Cantabrico di Pescaori e pan piumino è pronto!